Buon compleanno! Grazie a voi! 24, 25, 26, 27, 35, 36. L'anno scorso abbiamo deciso di registrare questo primo nostro singolo che si chiama Non si può. Allora abbiamo fatto un crowdfunding coinvolgendo un po' di amici e quant'altro, e volevamo fare una festa alla fine del crowdfunding per dare un po' di ricompense, ma anche per stare assieme e fare un po' di balotto. Chiaramente, sai, una band nuova che si presenta con un suono singolo così non ti può cagare nessun locale serio e degno di questo nome. Allora, fortunatamente, grazie a Cash, che ci ha dato la possibilità di... che è Cristiano, che è quell'uomo che mi ha fatto la barba prima, molto bello e giovane, piace molto alle donne, ma non vorrei dilungarmi in questi particolari scabroni. Grazie a Cash e a Chris abbiamo avuto l'opportunità di fare la festa di fine del crowdfunding qua, abbiamo suonato qui, abbiamo attrezzato tutto, abbiamo portato l'impianto e ci siamo molto divertiti, un po' rinfreschino. È venuta una bella cosina, insomma, e per questo prima e dopo, comunque, quando possiamo passare di qua a fare un po' di balotta, passiamo sempre meglio che a casa, insomma. Ceffi della Bolognina nascono da qui, anche perché Cash prima di qua c'era proprio il negozio in Bologna. prima di venire da Cash siamo stati a prendere la merenda qua allo Sfizio, che vi consiglio, è molto molto carino qui all'accogliente. È accogliente! Un po' la Nina! E nessuno si farà male. È male, dai. Anche c'è il figlio della Bologna. Ma non è che baffetto! Facciamo così, non si può. All'inizio qua te prendo la chitarra così ti faccio vedere come si fa. Vuoi scappare in aereo, vorrei evadere su serio, vorrei andare sulla luna, e no che non si può. Vorrei tanti bei vestiti, vorrei dei mobili antichi, vorrei partire per le ferie, e no che non si può. Ciao, allora io sono Amos e loro sono i ceffi della Bolognina. Yeah. Fausto, Michele, Raffa e Amedeo Mongiorgi. Il piccolo Lord. Qua siamo al parco della DLF, dopo lavoro ferroviario, che era un ex bocciodromo e adesso è il Locomotive, un locale molto figo della Bolognina, dove a dicembre, te lo dico in anteprima, faremo un concertone, andrà tutto in beneficenza per l'AMT. Hai capito? Qui al Locomotive in Bolognina per l'AMT a dicembre. Adesso fisseremo la data e la comunicheremo più, molto a ridosso di Natale, sarà un evento che va verso il Natale. Partirà con un set acustico per finire con un set elettrico, fantastico. Grazie.
qui siamo in via Sebastiano Serlio e ci muoviamo verso via Stalingrado. Questo è il ponte più importante di Bologna. Il ponte più importante, il ponte di via Stalingrado, tutto bello aerografato, e qua sotto dopo vi faremo vedere che ci sono anche qua tantissimi locali dove si fa rock and roll. Procediamo. Anticipando, arriva un falco, ah, no, un piccione, veramente il falco della Bolognina è un piccione, ma va bene, un altro falco, guarda, di 2, 3, 4, salute, vai. Il 31 ottobre spesso facevo qua la mia festa di compleanno, però insomma non si è mai fatto mai nessuno alla fine, no? Quindi va bene. Tira fuori il portafogli. Ascolta, mi fai una. Tu chi cazzo sei? Al barista nuovo. Direi inquadrare sulle recensioni. Questo cade il fuoco. Che peccato. Il fonico è lui comunque. Non si possono far suonare il gruppo. Il fonico è lui. Bologna di merda. Ma questa non è Bologna, questa è la Bolognina. Ah! In Bolognino non si molla un colpo e si... Si cerca di rigenerarsi sempre. Sempre va, the show must go. Go. Oh. Grazie. Ciao Lippa. Grazie della mano. Bolognina sempre. Vai! Siamo al parco della zucca, vieni che ti spiego tutto, vieni. Ciao. Qui di là, c'è la sede del quartiere Bolognina Navile, quindi c'è anche il nostro presidente Daniele Ara, vogliamo salutare. C'è il museo di Ustica, il museo dove è stato ricostruito il jet dell'Itavia che fu, non si sa cosa è successo bene, comunque ci sono varie interpretazioni, comunque cadde, esplose, si inabissò, che da Bologna stava andando giù in Sicilia e portava molte famiglie, molte persone di Bologna che andavano in ferie. Invece ci sono questi binari, tutti questi binari testimoniano ancora che qui c'era la sede della prima azienda per il trasporto bolognese, quindi la prima ATC, che adesso è diventata Tiper, aveva la sede qua. Questo era un deposito di filobus, quando ancora c'era il filobus. Poi finiamo qua in via Magenta che andiamo su in casa, ok? Rapidi col passo lungo. Sì, ma voglio una birra prima in Mercato Albano. Hai rotto il cazzo, una birretta. Ti vuoi una birretta in Mercato Albano, ce la beviamo.
Ciao bar e tanta roba, ricordatevelo. Poi dove, quando facciamo i concerti, attacco, vengo ad attaccare con le mie mani, ancora attacco i manifesti lì. Carlos! Devo salutare Carlos! Numero uno. Qua dei ceffi della Bolognina, sempre presente. Una birra, un panino e stalinismo, praticamente. Quante ne beviamo? Quanti siamo? Uno, due. Salute! Oh. Salute! Vino! Vai! Vino! Qualcuno si farà male. Guarda, guarda! Ciao! Lì c'è un certo ingorgo stradale, c'è un certo... Però tutto si risolve e nessuno si farà male. Sempre dritto di là c'è il centro di Bologna e Piazza Maggiore. Sempre dritto di qua invece c'è Piazza dell'Unità. Dove suoneranno i ceffi? Quando a Serra, stanno sventrando tutto proprio per riqualificare completamente. Siamo davanti a uno degli insediamenti di case popolari Aceri, ex IACP più famosi di Bologna. È stata fatta un'attenta, accurata demolizione proprio. Che... Dai, bello, vieni qua! Vieni! Dai! Ecco qui la True Life Bologna. Noi siamo i Magenta 9, la band, rock della Bolognina, suoneremo qui. Siamo da tirare di capelli, guarda che bel taglio! Bel taglio, in Bolognina sono i barbieri migliori. E dove ti fai il miglior taglio se non in Bologna? Da via Serra al mercato Albani, prego, subito qua dietro. Posso prendere? Eccoci davanti al mercato di via Albani, ci sono anche dei locali molto molto interessanti. Venite me. Siccome c'è avuto un po' sete, abbiamo deciso di farci un bicchierino. Non so se... La vineria al pollaio, vineria punk. Oggi è il compleanno di uno dei ceffi, il motore della band, Raffaele Raffa Marchesini. Detto Romualdo. Ma che bravo, vai. 25 anni. Ma facciamo, quanti rossi sono? Io rosso. Dobbiamo sederci però, perché si deve solo da seduti. Io la ringrazio tanto, adesso torniamo a girare il documentario. Molto piacere, signora. Grazie. Grazie a lei. Ancora più carica! Dopo oggi non voglio più vedere. Domani ci dobbiamo vedere. Ciao. Ciao Daniele! Ciao! Piazza dell'Unità e i ceffi della Bolognina! Oh! Eccoli lì! Si entra da qui dove il 14 novembre cercheremo di fare un concerto qui per tutti, parrucchiere, estetiste, tabaccaie, badanti, muratori e tutti quanti. Vai! Grazie per diciamo che qua ci sono due cose storiche molto importanti. La prima è la testimoniata in questa lapide qui, che è la lotta partigiana che vi spiegavo prima, alla fine della seconda guerra mondiale per la liberazione di Bologna. Poi c'è quell'altra lapide là, che invece la vediamo dopo, che parla invece della mitica svolta della Bolognina che ha coinvolto la trasformazione del Partito Comunista in quello che poi diventerà PD. Quindi tanta roba. Oh.
se grazie al presidente del quartiere Daniele Ara riuscissimo a fare un concerto qui, ciao Daniele, tra l'11 e il 15 novembre cercheremo di contribuire a una riqualificazione grandissima di una piazza fantastica che ha fatto la storia della nostra città. E adesso andiamo in via Magenta 9. Il nome della band arriva proprio da qui. Andate a fare un tiro, ragazzi. La Bolognina è anche giocare a basso. Vai, vai! Non ci prendiamo. Vi faccio vedere come si fa. Falso, falso, è un vero truceffo, Bolognina Warrior. Ingommate la Bolognina. In via Magenta. Adesso, adesso. Qui c'è un centro di preghiera islamico, c'è tutto qua, non ci facciamo mancare niente. Dai, portate sul backline. Ecco come entra in casa un tipico. Ecco come entra a casa mia. Ecco qui ragazzi, via Magenta 9. Io ormai qua. Interno 18. Sesto piano. Allora in diretta dal covo, in diretta dal covo dei cerchi della Bolognina. Grande grazie a About Bologna, è stato bellissimo, una giornata bellissima, abbiamo girato tutta la Bolognina, oggi il compleanno di Raffa, grande sostegno di tutti i ceffi, con noi Nino Saiti tutta la giornata che poi posterà qualche foto. Adesso ti facciamo questo esperimento semi-unplugged, un po' alla vecchia, qua è votando in Bolognina un po' tutta la vecchia, quindi va bene, del nostro singolo col quale abbiamo vinto Sanremo Rock, arrangiato da noi, oggi pomeriggio un po' mentre eravamo da Cash, un po' mentre eravamo al Freak Out, un po' mentre eravamo al Barchinotto, un po' mentre eravamo in giro Parco della Zucca, Museo di Ustica, Mercato Albani, Piazza dell'Unità, Burnout Bar col mitico Carlos, un saluto a Carlos, e questa è Non si può. Sono qui davanti a me, yeah, yeah.
che non si può. Tutta la vita insieme a te, insieme a te, è il privilegio più grande che c'è. Stare qui con te, vivere con te, ogni mio giorno lì vicino a te, davanti a te.